Presidente, si parla tanto di globalizzazione nel XXI secolo, ma nel mondo antico le culture si contaminavano fra di loro, lo dimostra questa mostra. Sicuramente ci fa molto piacere, veramente molto piacere organizzare ed inaugurare questa prima mostra temporanea del Nuovo Egizio. Come sapete, la sede ristrutturata è stata aperta, non abbiamo mai chiuso in realtà, ma la parte nuova è stata aperta il 1° di aprile dell'anno scorso, quindi in 11 mesi siamo riusciti ad organizzare una mostra temporanea, credo molto importante. La cosa che ci fa più piacere è averlo fatto non da soli, ma insieme a due assolute eccellenze nazionali nel campo dell'archeologia come Pompei e il Museo di Napoli. Le culture sì, giustamente si contaminano e si parlano, ma c'è stato un fil rouge che è partito dal Nilo e che è passato attraverso il Mediterraneo, prima nella Grecia, poi nella Grecia siciliana e nella Grecia italica, diciamo in Puglia, nella Magna Grecia, la parte ellenistica ancora prima e poi a Roma. E quindi diciamo che questa rincorsa verso nord è partita dal profondo sud dell'Egitto, dalle radici del Nilo, e in fondo ha improntato tante cose che sono arrivate in fondo nell'arte migliore fino a noi. Ecco, questa collaborazione fra due istituzioni, anzi tre istituzioni culturali di livello internazionale è solo all'inizio, ci saranno altre sorprese nei prossimi mesi e anni? Ma sicuramente sì, perché comunque un museo, e il nostro direttore greco lo dice sempre, non è una collezione statica, fissa e che non cambia, è un work in progress, è una continua ricerca di rinnovamento e una ricerca di temi scientifici di cui l'Egizio e anche gli altri musei hanno una ricchezza infinita attraverso i loro archivi, le proprie collezioni, ma anche le collezioni fotografiche, la digitalizzazione e tutto il resto. Quindi non è mai finito. Tra l'altro mi piace comunque sottolineare che il Museo Egizio ha già molte collaborazioni in atto con le più importanti università internazionali, anche con l'Egitto, questo lo vorrei sottolineare. I nostri canali sono a livello artistico e culturale e scientifico completamente aperti e vogliamo che lo restino, e naturalmente anche con i principali musei che hanno sezioni egittologiche, cito il Louvre, il British, il Metropolitan, il Museo di Boston, lo Smithsonian di Washington, Berlino, insomma ci stiamo veramente aprendo al mondo e vorremmo che Torino fosse un punto della rete egittologica mondiale. Ecco, parlando invece di Piemonte, a poche decine di chilometri di qua, grandi destinazioni, la Via Lattea, ma anche le Langhe, anche i laghi, questi flussi turistici li state iniziando ad intercettare? Adesso mi metto il cappello dell'Enit, allora non più quello dell'Egizio. Beh, noi come Museo Egizio sicuramente sì, perché diciamo che contiamo, e ormai siamo lì proprio a poche centinaia di visitatori per raggiungere il milione dal 1° aprile appunto dell'anno scorso, quindi è chiaro che non sono tutti torinesi né tutti piemontesi, quindi noi facciamo la nostra parte, però io credo che delle ottime politiche che sono state fatte dalle nostre amministrazioni locali, regionali, provinciali e comunali a partire da almeno 20 anni a questa parte stanno dando i loro frutti adesso, quindi ci siamo noi, ma ci sono giustamente le Langhe, ci sono i comprensori sciistici, cioè non c'è soltanto turismo culturale, cioè turismo anche sportivo. Lasciatemi dire, il nuovo stadio della Juventus ha portato anche tantissima gente in città e tanta gente va al museo della Juventus, quindi che cultura e sport non si parlino non è poi detto. E poi naturalmente tutta la parte dell'enogastronomia, quella voglio dire c'era già prima, ma sicuramente fa della nostra regione e della nostra area metropolitana un sistema che funziona.